Ciao a tutti. Allora, oggi cosa facciamo oggi? Non lo so, non è vero, lo so, più o meno. Voglio fare questo. Questo orsetto super carino. Eccolo. Guardate quanto è carino. Ok. E ovviamente, come vi avevo già detto, ho preso degli stampi appunto per farci le lucine. E questo è uno di questi. Ne mancano altri, ma non ve li spoilerò ora. E nulla, e se mi seguite su Instagram avete visto anche che ho fatto tipo la scorta di queste lucine, queste qua così. E io adesso le andrò a mettere dentro nell'orsetto. Però, come abbiamo già visto, io e le lucine non andiamo molto d'accordo. Nel senso che io, anche se adesso le vado a mettere dentro perfettamente così, vedremo che alla fine, quando io andrò a mettere la resina, come è giusto che sia, le lucine mi salteranno fuori. Questo vedrete che succederà, perché come è successo con l'alberello. Io adesso cerco proprio di metterlo dentro. Anche perché comunque queste lucine ho notato che hanno il filo metallico, che io posso metterlo proprio come voglio, ok? Però o probabilmente con la resina sale il filo, può essere. Penso proprio di sì. Però non capisco, non ho ancora ben capito come fare bene, cioè nel senso come fare per non farle salire. Tipo in questo momento stanno già salendo senza resina, immaginiamoci dopo. Ma se io vado con violenza, succede qualcosa o no? Perché io volevo tipo metterlo sulla zampina, la cosa così, ma ho paura che poi escano le lucine, capite? Quindi questo è the problems. E niente. Comunque, tanto che io faccio qua, vi dico i colori che ho scelto e che poi andremo a mettere nella resina. Dai, almeno le zampe fatemelo fare, per favore. Questo andiamo a chiuderlo bene così. Avete visto? Questo qua sta salendo, senza che io voglia. Senza il my permess. Mamma mia. Ok, più o meno. Facciamo. Speriamo che non escano troppo. Niente, non voglio continuare a fare perché sennò vado avanti tutto il giorno senza metterli come voglio. Perché non ci riuscirò mai a metterli come voglio, e lo sappiamo bene. Qua c'è anche pure zozzata. Ok, adesso spostiamo un attimo questo orsetto balordo. Io ho messo la resina in due bicchieri, giustamente. Uno la farò rosa. Fucsia, oh, dico sempre rosa, ma invece fucsia. E la mettiamo qui. Ok, non voglio farlo troppo scuro questa volta. Anche perché ho quasi finito il colore. E l'altro lo faremo blu, che questo blu mi zozza sempre un sacco, quindi vado a usare questo. Ok. Non sta mettendo a fuoco untuation. Qualche goccina di blu che in teoria no, dovrebbe diventare poi viola. Boh, adesso diamo la mescolatinis a rosa, vediamo come è uscito. Ok, è davvero molto chiaro. Ok, diamo mescolatina blu. Ok, li ho fatti praticamente tutti e due molto molto chiari, ma sono molto molto belli. Ora però ci voglio andare a mettere dentro questi. Io li chiamo glitter, ma non sono glitter. Come cavolo si chiamano questi? Questi cosi qua. Vedete, forse qua si vedono meglio. Ecco. Cioè, non sono glitter perché sono giganti, ma non so che cosa sono. Non lo so. Comunque adesso li vado a mettere nella resina. Non metto qua davanti, sennò sporco tutto. E poi andiamo a mettere la resina appunto nell'orsetto. Allora, io ci ho provato a rimettere un po' la lucina almeno nelle zampe qua. Queste qua sotto, però mi sa che farò un macello. Quindi siete pronti a vedere i fili che escono? Pronti? Partenza? Ah, sì, comunque adesso vedrete comunque i glitter che non si chiamano glitter. Ok.
Comunque, secondo me, col fatto che non ho nemmeno aspettato troppo, si mischieranno un bel po' i colori, eh. Un bel po' tanto. Boh, ho già visto che la testa è tutta azzurra. Non era così che volevo farlo. Che strano. Ok, basta perché non è molto stabile e qua tipo va un po' in giù. Questi qua col coso così non sono stabili per niente. Vabbè, mi sa che è uscita una mezza ciafecata perché io volevo che anche qua sotto c'era il viola, ma ho messo tutto il blu. Ma porca miseria. Ma perché? Aspettate, guardate. Cos'è? No, ma dai. Speriamo che almeno qualche glitter, come si chiama, viola, ro rosa, che cavolo ho fatto, vada un po' sotto. Niente, se non faccio un video come voglio io, non sono con te, ma mamma mia! Vabbè, vado a metterlo da qualche parte adesso e quando sarà, sarà. Ok, allora si è asciugato, come potete ben vedere, è diventato bello duro, quindi adesso lo andiamo a scoprire. E ovviamente, come si può ben vedere, se tipo diventa tutto azzurro, io volevo farlo azzurro e rosa, quindi adesso vediamo che cavolo è successo. Anche perché di rosa io vedo solo i glitter. Allora, aspettate un secondo, che qua c'è la lucina. Almeno questa volta i fili sono restati dentro, non ci ho litigato, questa è già una bella cosa. Però sicuramente come minimo, come si dice, li avrò messi tutti in una posizione e illumineranno solo, magari, che ne so, il corpo. Vabbè. Vediamo. Aiuto. A parte che mi sta tagliando tantissimo. Perché non esce? Cioè, tipo, sembra un parto. Al contrario, manca la testa, ma non esce. Aspettate, devo usare un po' di violence. Ok, ce l'ho fatta. Allora, è bellissimo. Cioè, nel senso, allora, è super lucido. Aspetta che mi avvicino un po'. È super lucido. Allora, ha vinto il blu, come si può ben vedere. Però se tipo qui e anche in altri posti si vede il rosa. E tipo, non so se notate qui. È già un po' più. Cioè, ci sono dei riflessi rosa e lilla, come giusto che sia, dato che comunque ho mischiato il blu e il rosa, in poche parole. Ma è bellissimo, mi piace soprattutto qui. Ok, ecco qua dietro si vedono molto i fili. Anche qua, però è normale, ci cioè ho messo i fili, l'ho fatto abbastanza trasparente. È normale che i fili si vedano. Quindi adesso è il momento di vedere come si illumina set bronzing. Oh, ok. È bellissimo, però come ben vedete, mancano tutti da questa parte. Sembra che ho fatto tipo l'occhietto qui. Mancano tutte da questa parte. Però dai, carinissimo, è bellissimo, mi piace troppo. Ah! Oh, guardate che bello così. Aspettate. Allora, niente, non voglio mettere a fuoco. Oh, no, vabbè, stupendo. Vediamolo dietro. C'è tutto il sedilino illuminato. Però è davvero bello. Magari sapete cosa devo fare, tipo, per il aspetta che spengo. Per la prossima volta, quando tipo metto dentro le lucine, prima di mettere la resina, accendo le lucine per vedere appunto dove sono le lucine. Beh, che poi con la resina ho anche notato che tipo a volte le lucine si spostano, si muovono, si alzano, però più o meno, però devo dire che è stupendo. I colori mi piacciono tantissimo. Allora, è lucidissimo, è veramente bello. Adesso niente, sotto non lo coloro neanche perché mi piace troppo così. Dopo limo un pochino qui e niente, cioè è bellissimo, sono super soddisfatta, mi piace troppo. Veramente, veramente bellissimo. Sono troppo soddisfatta. Ok, niente, quindi ora tocca a voi, fatemi sapere cosa ne pensate e che dire le solite cose. Guardate tutti i link in descrizione, che ci sono anche i link nuovi.
E niente, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao! Non ci posso credere, ho fatto un casino. Ho fatto un casino, avevo chiuso il video, era pronto, perfetto. Mica sono andata a limare con troppa violenza. Aspettate, e ho staccato il pezzettino qui. Cioè, stavo limando, non ho fatto caso al filo. Porca miseria, non va più. Ok. Sono molto triste ora. Vabbè. Nulla, ho fatto il danno. Sono tristissima ora, era bellissimo. Probabilmente dovevo fare, cioè la prossima volta devo. Sì, ma metti a fuoco però dai adesso, eh. Ho fatto il danno e non metti nemmeno a fuoco, mi arrabbio. Vada via. La prossima volta mi sa che devo mettere dentro proprio tutto nella resina fino alla plastica qua. Sono stata stupidissima io. Va bene. Alla fine sarà un orsetto così coi fili dentro, non ci posso fare niente. Sono molto triste. Non mette nemmeno a fuoco per la tristezza. Vabbè. Ciao ciao ciao.